Le marche che resistono, i nuovi eroi testimoni del nostro tempo. Al Salone degli Svizzeri nel Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto, ieri la riconoscenza della comunità marchigiana al mondo sanitario che dal marzo scorso è in prima linea nella lotta contro il Covid. La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle sole autorità, è stata trasmessa sul canale 17 di Fano TV. Questa giornata delle Marche è dedicata ai marchigiani e alla nostra comunità, che credo che in questo momento anche difficile, con tutti i condizionamenti, con tutte le difficoltà, devono mantenere forte e alta quella che è la bandiera dei nostri valori, di una tradizione autentica, di una tradizione forte, di una tradizione piena di tanti straordinari esempi che nel mondo ci caratterizzano. Il picchio d'oro riconoscimento a chi ha onorato la sua regione di origine è andato al professor Guido Silvestri, in collegamento da Atlanta. Nato a Perugia, cresciuto a Senigallia, Silvestri, virologo e autore di libri, è professore ordinario e direttore del Dipartimento di Patologia Generale e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta, in Georgia. Altri premi poi sono andati a tre donne, tra queste la 31enne di Iesi, Sara Mazzanti, medico in servizio presso la clinica di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona. È stato abbastanza impegnativo sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, però insomma, ecco, forse da una parte la giovane età in questi casi aiuta anche un po' con l'entusiasmo e con lo spirito nell'affrontare queste sfide un po' così complesse. In trincea anche l'infermiera Laura Ghitarrari, 25 anni, di Petriolo, in servizio nelle corsie di medicina interna d'urgenza semi-intensiva degli ospedali riuniti di Ancona. Purtroppo c'era talmente tante cose da fare che non c'era tempo per avere paura o pensare, insomma, a ritirarsi. È stata una cosa più grande ovviamente di tutti noi, cioè nessuno sapeva a cosa andavamo incontro e noi con professionalità e anche con tanto coraggio ci siamo messi in gioco, insomma, per affrontare tutto questo. Il terzo riconoscimento è stato assegnato ad Elena Tombolini, operatore sociosanitario. La 29enne di Porto Recanati opera nel reparto di malattie infettive al Torrette di Ancona. Beh, è stato sicuramente difficile, molto impegnativo, ma fa parte del nostro lavoro, quindi in ogni caso io sono molto orgogliosa di aver fatto parte di questa equipe. In questo momento sono qua io, ma in realtà è come se ci fossimo tutti, perché questo riconoscimento io lo condivido appieno con tutti i miei colleghi. Stiamo andando abbastanza bene, quindi teniamo duro ancora un po', sperando che poi ce la facciamo e finisca tutto.